Ricordiamo che hanno un reparto navale, un reparto a cavallo e hanno anche un importante gruppo sportivo, le Fiamme Azzurre. Questa invece è la compagnia di formazione del Corpo Forestale dello Stato, 186 anni di storia. Ci sono unità cinofile, vedete i cani, c'è la polizia ambientale forestale, la polizia agroalimentare, ci sono le squadre di investigazione scientifica per il contrasto degli incendi boschivi. Vedete il servizio antincendi, il servizio aereo, il servizio Meteomont e poi la vigilanza sulle piste da sci. E siamo alla compagnia mista specialisti dei vigili del fuoco, dai sommozzatori e gli elicotteristi ai vigili del sasso, il personale del nucleo speleo alpino fluviale impegnato all'Aquila in questo momento per il recupero degli edifici importanti e delle opere d'arte. Hanno delle tecniche importanti per la salvaguardia delle opere d'arte e sono gli stessi, quelli del SAF, che abbiamo visto all'inizio strotolare il tricolore sul Colosseo. Questi sono alcuni dei mezzi dei vigili del fuoco, ci sono autobotti pompa che sono in grado di avere un serbatoio d'acqua di 7500 litri. In genere vengono utilizzati in incendi di grandi proporzioni e c'è anche l'autopompa serbatoio Volvo, questa che state vedendo, che invece ha una capacità inferiore. Poi c'è un mezzo di intervento per l'emergenza nucleare biologica, chimica e radioattiva. Poi c'è un mezzo anfibio. Un mezzo anfibio. Poi c'è un mezzo satellitare. È un laboratorio mobile anche del nucleo investigativo antincendi. E questo è l'automezzo aeroportuale Stryker e la novità assoluta di questo mezzo di soccorso è il braccio elevabile, eccolo inquadrato, dotato di punta perforante. Questo accessorio consente l'erogazione dell'agente estinguente direttamente all'interno della fusoliera di un aereo, migliorando le condizioni di sopravvivenza per gli occupanti del velivolo e facilitando l'intervento dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono in grado di intervenire in caso di incidente aereo in 2 minuti dalla chiamata, in ogni punto dell'aeroporto quale si trovano. Vi voglio dire che il 115, cioè il numero di emergenza dei vigili del fuoco, viene formulato in media una volta ogni 30 secondi in Italia, proprio perché i vigili del fuoco non sono solo l'antincendio per eccellenza, ma sono intesi, Andrea, un po' come gli amici, insomma, se tu hai bisogno di qualcuno pensi ai vigili del fuoco. Oh, volevo ricordare il loro impegno appunto all'Aquila, in questa fase hanno effettuato oltre 18.000 verifiche degli edifici colpiti dal sisma. Fammi dire della dottoressa Titti Postiglione con la bandiera che stiamo vedendo in questo momento. Siamo sì, è responsabile della sala situazione italiana del Dipartimento della Protezione Civile. È lei che ha seguito, ha guidato e gestito l'emergenza terremoto in Abruzzo sin dai primi minuti e che ha attivato l'intero sistema di protezione civile sul terremoto, sul tutto il territorio, non soltanto all'Aquila. Eccoli i gonfaloni del comune dell'Aquila, della provincia e della regione, della provincia e del comune dell'Aquila. Sì. Vedete l'entusiasmo della folla. E questo è il sorriso di Guido Bertolaso, capo del Dipartimento della Protezione Civile, che ovviamente con la dottoressa Titti Postiglione, che vedete sull'automezzo della Protezione Civile, ha sovrinteso a tutta l'operazione di soccorso in Abruzzo. Queste sono tutte componenti della Protezione Civile. Ricordiamo che appunto la Protezione Civile c'è il concorso anche delle forze armate e delle forze dell'ordine, certo, oltre che dei vigili del fuoco. Il fuoco, forze armate che hanno sfilato oggi, ma devo dire adesso che sfila la Protezione Civile c'è un calore e un entusiasmo particolare.
e la loro sede operativa è anche lì alla caserma della Guardia di Finanza, Elisa. C'è il soccorso alpino, c'è il sovrano ordine di Malta, ci sono tutte e cinque le forze armate, ma c'è anche l'ANAS, la società autostrada, le ferrovie dello Stato, la Telecom Italia, l'Enel, tutti quelli che hanno contribuito in questi due mesi a prestare soccorso in Abruzzo. Come diceva Andrea, noi stiamo ascoltando, ecco, guardate, le persone che applaudono, un calore del tutto diverso. Sì, particolare, perché naturalmente c'è gratitudine, c'è affetto per tutti questi uomini che nelle diverse responsabilità hanno concorso però a un compito di aiuto, di salvataggio, che è stato sentito particolarmente dalla popolazione. Bisogna ricordare che proprio ieri, nel suo messaggio per la festa del 2 giugno, il Capo dello Stato ha detto: mai come in occasione di questo terremoto l'Italia si è ritrovata unita, ed è unita che oggi riserva questo applauso così caloroso, così forte, che sentite, che i nostri telespettatori stanno sentendo, agli uomini che hanno appunto concorso a quest'opera preziosa in Abruzzo. C'è molta commozione, c'è una commozione palpabile. E anche le parole, quel segno di speranza che il Capo dello Stato Andrea ha dato ai terremotati dell'Aquila, dell'Abruzzo ieri. Ma naturalmente, oltre alla soddisfazione con cui ha registrato l'unità registrata in occasione del terremoto, ha anche espresso un augurio, che è anche un impegno, bisogna dire, che è anche un impegno al quale bisognerà tenere fede poi nei prossimi mesi, e cioè che al più presto e nelle migliori condizioni si possa tornare alla vita normale, alla vita di tutti i giorni. Elisa, tu hai visto come inviata, come giornalista proprio in terra d'Abruzzo in quei giorni, che cosa è stato il terremoto? Scusa Elisa, che presento i motociclisti della Polizia Municipale di Roma, che rappresentano un po' le polizie municipali di tutta Italia. Prego. Il sindaco di Roma, Alemanno, alla sua destra c'è, cioè, il presidente della regione Marrazzo. E ancora in attività di supporto un nucleo della Polizia Municipale di Roma all'Aquila. Anche la Polizia Municipale di Roma è stata all'Aquila. Guardate il calore della gente, l'affetto. Questo siamo ai reparti a cavallo. È l'arrivo dei reparti a cavallo, i lancieri di Montebello. E comanda il terzo sottosettore il colonnello dei carabinieri Francesco Ferace. La banda dell'esercito sta intonando la marcia della cavalleria Principe Eugenio, che ha una cadenza proprio per i cavalli, per i cavalieri. Una curiosità, lo squadrone a cavallo in uniforme e armato con una lancia in legno di frassino, ovviamente è un modello del 1866. E il colbacco che vedete aveva lo scopo proprio di accrescere la statura del cavaliere, in modo da farlo sembrare più incontrastabile. Un effetto psicologico sul nemico studiato, sul look si direbbe oggi. Questo è il gruppo comando. E questa è la folla che applaude, festosa, i cavalieri. Ora la volta del terzo sottosettore, comprendente le parti a cavallo. Le parti a cavallo che vedremo poi nel carosello storico dei carabinieri. Ecco i lancieri dell'ottavo Montebello. Che sono gli eredi delle tradizioni della gloria della cavalleria italiana. Il Montebello è l'unico reggimento in Italia ad essere articolato su un gruppo squadroni blindato, che è la pedina operativa dell'unità, e su un gruppo squadroni a cavallo. Questa è la mascotte dei lancieri. Il gruppo